Coach Ricchini, allenatore del Napoli Basket. Allora, è arrivata una sconfitta qui a Campobasso contro Battipaglia. È chiaro, siamo in una fase di pre-campionato. Indicazioni da questa partita? Forse il primo quarto molto male in attacco e soprattutto male in difesa. No, il primo quarto è stato veramente da cancellare, proprio perché abbiamo avuto un atteggiamento, un impatto non buono. Vabbè, anche questo ci può servire proprio per capire che con approcci non buoni non si va da nessuna parte, qualunque sia la situazione. Poi abbiamo giocato poi punto a punto, quindi poi alla fine la partita va, non è così importante, ecco. Non è così importante, è importante invece come si gioca e che tipo di atteggiamento e di soluzioni si prendono, sia offensive che difensive. Chiaramente noi siamo ancora indietro, abbiamo ancora grossi problemi perché ci stiamo allenando con le ultime due settimane, ci siamo allenati con tre settimi di quattro settimi di giocatrici, quindi anzi no, tre settimi, perché ci sono mancati due playmaker che sono rientrati praticamente oggi e c'è un altro playmaker fuori e ci mancano le due americane che fanno reparto delle lunghe, per cui siamo con le lunghe, abbiamo grossi problemi. Del resto anche Battipaglia era senza lunghe perché ha giocato con grande difficoltà, quindi questo non deve essere una scusante, niente. Chiaramente dobbiamo lavorare e migliorare molto. È una squadra questa che chiaramente deve essere ancora assemblata, però è evidente che punterà sicuramente a fare un buon campionato. Vabbè, sì, certo, vogliamo fare un buon campionato, vogliamo provare a fare un campionato di spessore. L'importante è avere tutta la squadra completa. Quando riusciremo a lavorare con la squadra completa sicuramente avremo un'altra qualità. Rapporto Napoli-Pallacanestro? Beh, Napoli è una città calciofila come poi col Napoli che va anche molto bene, quindi è molto difficile, però c'è un certo interesse, c'è Napoli città a tradizione con la maschile, anche con la femminile, perché ha vinto Scudetto, ha vinto una Coppa, una FIBA Cup, quindi ha un certo seguito, un certo tradizione. Dopo un po' di anni bui, adesso si sta ricreando entusiasmo nuovo e voglia nuova.